Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo gameplay di SimCity. Adesso andiamo a vedere che cosa ci offrirà questa regione. Questa regione che ormai si è espansa in maniera incredibile, si chiama YouTube, vi ricordo, ed è sul server Europa Orientale 2, per chiunque volesse unirsi a noi. Come vedete non sono più da solo nella mia città Dark City, ma si è popolato, addirittura persone che hanno fatto ben due città, anche se era da farne solo una, ma non fa niente, si sono sbizzarriti. Quindi ragazzi, ve lo dico già subito, voi che avete creato ben due città, nel caso altre persone mi chiedessero di entrare, una la dovrete uccidere. Quindi ve lo dico già subito, una città delle due, sceglietene una perché l'altra va distrutta in mille pezzi. E però finché nessuno mi richiederà potete tenerle, non ci sono problemi. Ricordo che ce n'è ancora una, quindi si parla di una città che aveva già 1,5 miliardi di abitanti, poi no, 100 passamila. Poi c'è questa qua che invece è Figaro, vabbè, Figaro Forest, e ma ne abbiamo ancora Tudor Island. Tudor Isle, vabbè, comunque ne abbiamo ben tre ancora a disposizione, poi magari sono anche più di tre, perché se andiamo poi a vedere realmente, magari una di queste due o una di queste due, che vedo che la persona è sempre la stessa, si potranno comunque trovare nuovi spazi. In totale comunque erano 15 se non sbaglio. Andiamo a vedere intanto chi ha iniziato a popolare la nostra città. Abbiamo Torino con il sindaco futuro Modder, un saluto a questa bella Torino. Poi abbiamo Baudissè, che sarebbe Baldissero, del nostro Shoki Y7, non importa, comunque abbiamo anche la sua città. Ma poi abbiamo anche, ne abbiamo altre, abbiamo Nuova Lumus di Enrico 98, poi abbiamo Petroleum di XGabetube, poi abbiamo un altro sempre qua sotto, perché no? Voglio vederla. Poi abbiamo Residence, sempre di XGabetube, Jarstar Arex, abbiamo Jarrestars del sindaco Arex War. Poi abbiamo Blueberry del sindaco Ale Milan 2994. Abbiamo Hope del sindaco Christ IE Andres, perché mi piaceva questo EA. Vabbè, poi sempre dello stesso sindaco abbiamo anche, se riesco ad arrivarci, abbiamo anche Burghausen Hill, sembra una cosa più tedesca. Ok, poi non è finita qui, abbiamo anche Connors Bay di Jack, Brixia del sindaco Johnny I312, poi abbiamo Astral City del sindaco Perry Ayabara 87, che saluto, che già ci conosciamo, che lui non riusciva ad entrare assolutamente in Minecraft e ha pensato bene, almeno su SimCity, cazzo, ce la faremo, e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche Dark City, ovviamente, mi sembra anche giusto. Penso di non aver dimenticato nessuno e penso che potrò entrare in Dark City 2.0. Ok, siamo sulla mia città. Prima di iniziare del tutto però voglio dirvi una cosa. La città è leggermente cambiata perché avevo fatto un altro gameplay che però purtroppo Fraps si è mangiato. Spero che non si mangi anche questo. Mi ha corrotto completamente il file, si vedeva tutto nero e non sono riuscito a montarlo. Ed era fatto insieme al grande Drio Akuma, che salutiamo. Altra cosa che voglio dirvi, abbiate pazienza se in questa puntata vedrete qualche rallentamento più o meno pesante, ma sto anche a rendere un video, quindi magari tra render, tra tutto eccetera eccetera, ci potrebbero essere dei rallentamenti. Vabbè, se capita fate finta di niente. Oddio, per adesso sembra andare, ma non lo so, devo provare, ma sembra che va, non lo so. Poi se notate qualche rallentamento chiedo scusa, ma purtroppo devo renderizzare, non posso farne a meno, devo renderizzare. La città un po' è cresciuta, anche se a dir la verità mi sento un barbone a confronto delle città di tutti gli altri. Rendetevi conto, siete tutti con delle città assurde, bellissime, e in ogni gameplay visiterò una delle vostre città, però alla fine prima si continua a costruire, se ce n'è bisogno, o a buttare giù palazzi o ad ammazzare un po' di persone, perché alle volte queste persone si credono un po' troppo. Ecco, 18 palazzi da buttare giù per iniziare, ne ho buttato uno giù per sbaglio forse, sì, ma non importa, tanto io sono un sindaco bastardo, come dice sempre il mio amico Drio. Dice, tu sei un sindaco bastardo, ma anche se non è vero, perché sono una brava persona. È la gente che è cattiva, o i palazzi sono cattivi, perché i palazzi sono cattive persone. Poi
anche questo, anche questo.